Il comune di Roseto degli Abruzzi, per contrastare gli eccessi della movida, ha deciso di mettere in campo il servizio di vigilanza privata, ad affiancare i controlli già rafforzati delle forze dell'ordine, e l'installazione di due bagni chimici. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e il decoro nel centro città, in particolare nel fine settimana. Un'iniziativa messa in campo anche grazie alla compartecipazione economica delle attività commerciali della zona, che attraverso una sponsorizzazione hanno deciso di contribuire per rendere più tranquilli i weekend in città. Dobbiamo mettere uno stop a quello che è una maleducazione, ma soprattutto un, eh, un non senso del vivere la quotidianità e soprattutto lo svago. Io credo che sia importante salvaguardare il commercio, salvaguardare i giovani, ma anche le persone, le famiglie che vogliono vivere il centro città in maniera allegra, in maniera spensierata, in maniera giusta. E allora dobbiamo intensificare i controlli, lo faremo lo abbiamo fatto all'inizio del mio mandato. Ricorderò che, ricorderete che i vigili. La polizia locale ha eh, intrapreso un percorso dalle 18 alle 1 di notte, cosa che non era mai successa. Un contatto costante con il comando dei Carabinieri di Roseto, la convocazione tramite Sua Eccellenza il Prefetto del primo tavolo Comitato sulla Sicurezza Pubblica che si terrà l'8 marzo qui ha eh, già convocato nella città di Roseto. Ma da subito, dalla prossima settimana, grazie ai commercianti, grazie ai consiglieri comunali che mi stanno supportando, una vigilanza privata che andrà avanti fino alle 3 di notte, l'installazione di bagni chimici che daranno una possibilità di smaltire quelle che sono anche un po' le esigenze. Ci auguriamo che continui una movida sana, un commercio sano perché non dobbiamo punire coloro che invece si comportano in una maniera corretta. Ricorderete che qualche settimana fa sono stati eh, fermati sei minori che hanno aggredito un, un ventenne eh, prestando anche in maniera diciamo, da micro baby gang, come potremmo dire. E allora le multe, le sanzioni sono previste, ma c'è bisogno di una maggiore sinergia, perché la sanzione sì, però bisogna anche eh, riuscire ad eh, intervenire in maniera tempestiva. C'è anche un servizio di videosorveglianza, abbiamo partecipato ad un ulteriore bando con la Prefettura, stiamo cercando di mettere in campo tante azioni, controllo, eh, azioni di, diciamo, di, di, diversive, ma soprattutto una grande sinergia con tutte la, la, quelle che sono le forze in campo ripeto forze dell'ordine, amministrazione, commercianti, ma anche cittadini.